there's no going through. Ragazze, finalmente ce l'ho fatta. Ho appena finito di stendere tutti i colori coordinato da passione. E sono 1:15, ma devo fare a tutti i costi questo video perché se no fino alla prossima settimana non riesco a farvelo se lo salto stasera. Quindi, siccome sono diversi i colori, quindi partiamo molto velocemente. Parto con gli ultimi che ho steso, che sono i miei adoratissimi Fast. Allora, vi faccio vedere questo. Faccio prima farvi vedere il nome e il numerino, che a leggervelo, che alcuni sono illeggibili secondo me, che è questo giallo. Tip, questo. Ignorate le mie povere unghiette, che me le farò domani. Poi, prossimo. Dal vivo è molto più aranciato, eh? È un arancio, corallo. Ed è questo. Poi, bubble gum, insomma, faccio così. Porca paletta, guarda casino che ho fatto. Questo è parecchio liquidino, però si stende bene, non cola comunque sia sull'unghia. Sono io che ho voluto esagerare nel girarlo, ovviamente. Questo, guarda casino che ho fatto. Allora, vi voglio far vedere gli altri gialli che ho prima di proseguire di passione, in maniera da far vedere la differenza, che ho questo qui e basta, ho di giallo, sì, per farvi vedere la differenza del colore tra questo qui nuovo e l'F12, cioè il vecchio, che è il Sun Island. Questo è proprio perché è più pastellino. Ok. Poi invece per quanto riguarda il marigold, vediamo un po' se ci sono degli aranciati simili, così almeno vi levo ogni dubbio per quanto riguarda sempre passione, ma mi sembra di no comunque. Forse si avvicina un po' al corallo, no, nulla, perché vedi, questi sono i vari coralli, a parte questo, questi qui due di passione, e come vedete si riesce a mettere a fuoco, è diverso. E mi sembra che altri colori, sto controllando, No, anche la vostra è diverso. No, non ha colori simili per quanto riguarda il marigold e il bubblegum, che era questo, che ne ho preso uno su passione che si chiamava, aspettate che lo cerco, che le tutte qui le tip mandè, era, vi faccio vedere all'incirca quelli che ho io. Allora, questo è quello nuovo e gli altri sono sempre di passione, per farvi vedere la differenza. Effettivamente non ce ne sono che si assomigliano, francamente. Ok, proseguiamo. Appoggiamolo qui. Abbiamo questo, questa
Sempre ovviamente Fast, Tulip F57, che è questo colore, ed è questo. Anche qua guardiamo tra quelli che ho se abbiamo qualche somiglianza. E questi sono quelli che ho di passione, questo è quello nuovo e gli altri sono quelli che gli si possono avvicinare, però come vedete è diverso, anzi dal vivo si vede di più la differenza tra entrambi, simili ma insomma tonalità, questo mi piace molto di più. Poi questo qui lo faccio vedere anche da qua. Io ho deciso di rovesciare i barattolini se in caso, che è questo, che è un rosso bello, molto bello, e sulla tip è questo, molto molto bello, e mi sa che con rossi sinceramente, anche perché io rossi di passione ne ho veramente pochi. E poi vabbè, diciamo che i rossi più o meno, tonalità più, tonalità meno, ma si assomigliano. Per esempio questo è quello nuovo, assomiglia molto al Diva. Mi sembrano tutti e tre uguali. Così leggete anche gli altri colori, che colori sono. Sì, sono proprio leggere tonalità diverse, francamente. Comunque il Red Diva e questo qui nuovo si assomigliano molto, eh. Molto, molto, direi. Poi abbiamo questo. Bellissimo, questo colore mi è piaciuto tantissimo. Esteso è questo qui. Come blu, francamente mi sembra che non ce ne siano su passione di quel colore, ora però controllo, almeno così ci togliamo ogni dubbio, però no, no, non ha simili visti così. Poi abbiamo questo. Un po' scuro per questa stagione, ma molto molto bello. È un prugna. E francamente anche qui come colori simili non ne ho. Ho smosso tutto. Assomiglia molto all'R76 della Crystal Nails. Ve lo faccio vedere, cioè è uguale praticamente. Mettesse a fuoco sarei molto più felice. Vedete? È identico proprio. Quindi chi avesse l'R76 eviti di prendere ciò, di prendere questo qui nuovo, perché è veramente uguale. Anche quello di, per farvi vedere la differenza, che con Brunello non ci incastra nulla, magari a volte mi venisse in mente, vedete, è diverso, questo è Brunello. Poi andiamo oltre questo, che è un viola con dei micro glitter blu. Questo mi piace tanto.
sulla tip è questo. E anche questo mi sembra che come si sì, durerà un'eternità questo video. Magari fate un break e poi continuate la visione. Non ne ha uguali comunque. Mi sembra che sia un po' diverso da tutti. Perché c'è di questi micro glitter che insomma cambia un po'. No, va bene. Poi questo bello perché è un verde è più, un po' più scuro rispetto a come lo vedete in camera sembra più un azzurrino, un verde boh. Ah, questo è più verde acqua. E sulla tip molto bello anche questo qui, però mi sembra che uguali non ce ne siano dal sito di Passione. Sto controllando. No, poi vi faccio vedere questo visto che si tratta sempre di verde. Puerto Rico e sulla tip è questo. Allora, come colore si assomiglia molto all'altro, però uno ha i micro glitter dentro, l'altro no. E anche con questo non ha uguale, assomiglia un po' a menta, ma no, a parte menta questa niente, non è di passione. No, francamente anche questo è un colore diverso dagli altri che ho io di passione, quindi non me lo posso paragonare con nient'altro. Poi ripartiamo da qui. Questo è un viola, bello, molto 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 bello questo, si stende divinamente. Ed è molto coprente, questi fast sono tutti molto coprenti. Ed è questo. Anche con questo qui, non, mi sembra che addirittura il viola non ci fosse nemmeno sul sito di Passione, un viola così scuro perché lo cercavo. Quindi sì, che poi c'è un po' di blu dentro. Quindi molto bello. Poi che abbiamo questo qua e anche questo è un rosso, un rosso rosa ed è questo qui. Anche questo riguarda il rosso, ma come vi ho detto prima, più o meno il rosso, insomma, le tonalità sono quelle. Non è che sembra si assomigliano sempre un po' tutti. Francamente, vedo qua la differenza da uno all'altro. Allora, poi abbiamo questo. Sulla tip a me questo non mi dispiace, è un colore un po' particolare, però non mi dispiace, vi dico la verità. E anche questo sul sito non ne ha somiglianze, francamente. Quindi se vi piace che lo volete prendere, è un po' diverso anche delle altre ditte che ho qui fra le mani. Non mi somiglia a niente, insomma. Ok, e per quanto riguarda i fast, è tutto.
faccio rivedere sulle tip tutti insieme. Ok, e ora passerei oltre, poi passerei a vari perlati e vi faccio vedere questo gruppetto, questo si chiama, lo leggete almeno così, non sbaglio le pronunce, ed è questo rosa, che sulla tip è questo. Questo. Qui sono due mani, su questa tip, quindi mi sembrano abbastanza coprenti, francamente, dalla tip. Poi vi prendo questo, che è il verde, sempre della stessa linea. E questo è sulla tip. Poi questo, che è il viola, che viola lilla, insomma, e sulla tip è questo qui. E infine questo, che è l'azzurro. Ed è questo. Allora, questi mi piacciono molto. Insieme a Fast, a primo impatto, li dai promossi. E ripeto, sono anche abbastanza coprenti, eh? Secondo me anche sull'unghia non danno grandi problemi. Però vedremo. Poi abbiamo questi, che è un gruppetto di 6, e iniziamo questo. Anche questi mi piacciono veramente tanto. Ovviamente vi parlo a primo impatto, eh. Mica sono proprio cangianti, mica bandori. Questo qui. Poi questo, ora qui invece vi faccio vedere anche quelli vecchi di passione, se magari c'è qualcosa che gli somiglia. E su tip è questo. Andiamo a sbirciare le viola, se ci fosse qualcosa che gli si avvicina. Vabbè, c'è Tokyo, ma non ci incastra la mazza. E mi sembrerebbe di no. Sto controllando per voi. No, sinceramente no. C'è Arabian Night, ma è molto più scuro, quindi nulla. No, questo no, quindi qua si chiude, poi mi sono persa, questo, che è questo colore, rosatino. Ed è questo. Poi verde. Ed è questo.
Ice, boh. E vediamolo, è questo. Vedino che anche questo. E sulla tip è questo. Questo potrebbe assomigliare quasi quasi a New York. Vediamo un po' la differenza. Ed è questo. Questo è New York e questo è quello nuovo, quindi insomma, dai. Hanno gli stessi riflessi che cambiano così, però insomma, sono diversi comunque. Non si possono definire uguali, direi. E infine, sempre della stessa linea, questo. Che è carino, però fra tutto quello che mi piace meno, perché a me i rosini così chiari chiari non è che mi facciano impazzire. Però, niente da dire, si stende bene, è coprente anche questo, fra tutti, questo forse è il meno coprente, ma niente, via. Di scandaloso, direi. Quindi anche questi qui promossi. Poi passiamo all'altro ceppo di nuovi colori, che è questo. E iniziamo. Mettiamo il filo perché sennò faccio un casino. Poi me ne vengo quelli che ho aperto, quelli che non ho aperto. Allora, questi, questo. Che è questo azzurrino, non so se ci sono degli azzurrini uguali, però controlleremo. Questo è steso su tip. Allora, se trovo blu, vediamo se ci sono dei simili a quelli che ho io. Allora, facciamo una scansione di colore. Ma no. Ora si può più avvicinare chi avesse aglia a questo. Però insomma, si sta parlando di passione. Sinceramente, fra quelli che ho io di passione, non ne ho simili. Andiamo oltre. Fiesta. Che è questo? Molto 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 bello. Sulla tip. Mi piace tanto questo, che poi si stende anche di molto bene. Francamente, e qua di simile cosa ci può essere? Ma sempre più o meno i rossi sono quelli, insomma, cambiano di pochissima, pochissimo tonalità, insomma. Quindi, insomma, vedete voi se prenderlo o non prenderlo. Perché, come dicevo, appunto, le tonalità sono veramente minime. Per quanto riguarda i rossi, poi abbiamo questo. Francamente, questo non mi è piaciuto per niente. Questo l'ho bocciato. Questo è su tip. Uno perché secondo me è poco coprente. Allora, non guardate la tip che inganna sempre, ma se non messo sull'unghia questo anche tre passate ci vorranno. E non mi piace, sinceramente. Non si stende benissimo, non mi garba. Questo qui è bocciato. E poi guardavo se avevo qualcosa di simile, ma guardando, sto facendo la scansione, ma no, di simile non ne ho per quanto riguarda passione.
non mi è piaciuto francamente questo qui. Non mi è garbato. Poi questo. Questo è un altro abbastanza liquidino, però sull'unghia non cola, eh. Cioè, me l'ho visto sulla tip, francamente non mi colava. Questo è bellissimo, mi piace veramente tanto come blu. E sulla tip è questo qui. Questo. A me è piaciuto tanto questo qui, proprio non mi dispiace. Vediamo se tra blu c'è qualcosa di simile. Di passione non le faccio vedere, ma le varie tonalità che ho per quanto riguarda il blu, quelle di passione ovviamente, che ho io, eh. Questi qui due, ho il blu di Persia e il royal blu, però è un'altra tonalità, qui sembra molto simile, ma non si avvicina di forse più al blu di Persia come tonalità, ma questo qui è più scuro, leggermente più scuro, è un blu più intenso, però si assomigliano, comunque non posso dire diversamente, come vedete qui è proprio un goccino più scuro, però mi garba. Questo mi piace parecchio anche. Poi abbiamo, no, questo è quello che vi ho fatto vedere adesso, giusto? Sì, abbiamo questo. Che è un pescato. Sul rosa però, tendente alla rosa. E sulla tip è questo qui. Questo mi dà l'idea che qualcosa che gli somigli ci sia già in passione. Ora controlliamo subito. Vediamo un po'. Allora, qualche colore che gli si avvicina sono questi qui due, corallo e raspberry. Diciamo che si assomigliano molto, eh. Qui insomma vedete voi. Se avete questo qui, penso che questo francamente faccia. È molto simile, se non identico. Quindi è forse leggermente più scurino, ma niente di che, francamente. Sì, a volte passione ha questa cosa di fare i colori un po' simili l'uno all'altro, francamente. Però, che vogliamo fare? Insomma, mica per tutto della vita. Poi abbiamo questo. Che è questo bel verde, sulla tip è questo verde qui non mi dispiace, metterà mai a fuoco, e anche se non guardo mi sembra che verdi del genere passione non ne abbia, francamente no, non credo proprio. Poi abbiamo questo qua. Questo è un giallino. Lo faccio vedere su tip. Questo. Faccio della differenza anche con l'altro giallo, sempre su quello nuovo. E anche con quello già vecchio. Già vecchio. Per farvi vedere le diverse tonalità.
Anche questa comunque sì, ovviamente prendendo più gialli cambia solo di tonalità, quindi insomma bene o male si assomigliano un po' tutti, cambia quel tono in più o meno di colore, perciò insomma vedete voi se vi piace avere diverse tonalità di gialli o se no quando ne avete uno basta e avanza. Poi questo. Che è questo colore. E anche questo colorino qui a me non mi piace per niente, perché si stende un po' maluccio come il C60 che vi ho fatto vedere prima che ho bocciato. Ciao, però. È questo? A me francamente non mi fa impazzire. Non so se ho altri colori simili, magari di altre ditte. No, non ne ho di altre ditte, però insomma non è che mi sia piaciuto un granché, francamente, quello lì. Perché la stesura sembrerebbe identica a quella del coffee. Cioè questo qui. Quindi fra tutti i 31 colori, dovrebbero essere 31, questi qui due sono quelli che sinceramente non mi piacciono per niente. Questo poi non lo posso vedere, cioè è veramente brutto, mi sa proprio di morto. Non mi garba. Vabbè, poi sono gusti, eh. Il resto invece francamente mi piacciono tutti. Ovviamente ripeto, quando si va su le varie tonalità. Appunto il rosso, queste cose qui è normale che saranno tutti simili perché oltre alla tonalità il rosso non è che a farlo glitterato, più scuro, più chiaro, insomma siamo lì poi. E per il resto invece questi qui perlati mi sono veramente piaciuti perché non si trovano facilmente in giro questi perlatini qui. E anche questi mi sono piaciuti, molto cangianti, mi garbano. Sì, come al solito sempre mi soddisfa sempre passione unghie, è difficile che ci rimanga male, francamente. E niente, penso di avervi. Ah, Dio, buono, mi scordavo una cosa. Di passione è uscito anche questo. Natural Builder. È un costruttore. Tipo il cover refill, insomma, di Crystal Nails, per farvi un esempio. È questo, dice costruttore colorato dall'aspetto naturale. Non sviluppa colore in lampada, densità alta. 100 costruttori iniziano a fare anche il LED, la cosa mi piace. Ve lo faccio vedere. Come vedete, è un sasso. Quindi questo in estate mi gusterà mucho. Poi su questo ovviamente vi farò sapere anche la colorazione, com'è, insomma vi farò sapere. Niente, per questo video è tutto, io spero di avervi detto tutto, se avete qualche domanda come al solito fatemela senza problemi. Vi do la buonanotte, un bacione.